Segantini è un pittore che nella sua carriera artistica ha attraversato varie fasi stilistiche e scelto soggetti molto diversi tra loro. Le sue opere più famose sono legate alla pittura en plein air e alle immagini di pascoli e montagne, cui era particolarmente legato. Ma avendo studiato a Brera, qui ci mostra di conoscere perfettamente anche il genere della natura morta, un soggetto che da Caravaggio in poi non è mai realmente passato di moda. Nel dipingere un tavolo, con un canovaccio bianco stropicciato e sopra delle comuni verdure, non utilizza ancora la tecnica divisionista, che in seguito caratterizzerà tutta la sua produzione, ma sceglie di usare tocchi rapidi di colore. Sono verdure povere, semplici, comuni, delle carote, un cavolfiore e alcuni gambi di sedano, come se qualcuno, magari un contadino, stesse per mettersi i fornelli per preparare una gustosa minestra. Previati dalla scapigliatura milanese, arriva la corrente del divisionismo, passando sicuramente attraverso l'esperienza che fu, prima di lui, già degli impressionisti, e questa scena, en plein air, è proprio il punto di contatto tra questi tre mondi, mondi in fondo nemmeno così distanti. Se per gli impressionisti la luce era fondamentale, così lo è per Previati. La scena che ci va ad illustrare è una serena immagine campestre. Tre distinti punti di bianco, i vestiti dei protagonisti. Si distribuiscono in maniera uniforme nel prato che occupa la metà, quasi esatta, dell'opera. Il prato è realizzato in modo più evidente, con i filamenti di luce e colore che tanto caratterizzano la tecnica divisionista scelta dall'artista. Il soggetto invece, complice quel parasole, è un evidente richiamo, forse un omaggio, alle opere di Monet, che più volte aveva dipinto donne, nel prato, con un ombrellino per ripararsi dal sole,